La presentazione di un libro. Allora, le due dovevano, si doveva presentare un libro. Qual era questo libro, scusate? I libri sono la cosa più importante. Qual è l'altro libro? Ore 14, presentazione di che libro? Venite qui a fare. Chi ce l'ha? L'anello di Bindi, Ferdinando Volteni. Canzoni e cultura omosessuale in Italia dal 1960 a oggi. L'avete presentato questo libro? Perché non viene. Adesso riposto. Allora, Nicolò. No, Nicolò. Iniziamo a dire. Posso dirvi una cosa a tutti? Io ci tenevo solo a dire una cosa perché, come tanti di voi, ho incominciato questo cammino tanti anni fa, quando qua a Torino tutti insieme abbiamo lottato perché la prima coppia omosessuale fosse la più bella d'Italia. Io ero lì quel giorno come voi a lottare, quando il Parlamento non approvava una legge, noi lottavamo, eravamo in piazza, io ero lì quel giorno insieme a Famiglia Arcobaleno, insieme ad associazioni LGBT, eravamo tutti lì. Oggi sapete che vi posso dire una cosa, sono contento di vedermi così in tanti, perché è una bella immagine, ma dall'altra parte posso dirvi anche una cosa che mi fa male, mi sembra che stiamo andando oltre il limite. Le battaglie le si fa perché le si crede giuste, i valori le si combatte perché li si crede giusti, ma non il riconoscimento dei figli è una cosa che io ho fatto quando le step child adoption non c'erano, ma c'è un problema, ma sai qual è il problema? Il problema può anche essere sul palco, ma sapete qual è il problema? Che facendo così si sta togliendo la possibilità alle persone di esprimere il proprio pensiero. Pensateci quando lottate in questo modo. Si sta togliendo la possibilità di esprimere il proprio pensiero. Pensateci. Si sta esprimendo, togliendo la possibilità. Stiamo dando un'immagine di noi che non è quella che ci rappresenta. Noi non siamo così. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente ciò che pensano e quello che credono. Ricordatelo questo, perché questo è l'insegnamento che ci hanno lasciato francigiani quando si sposarono, che nel 1964 il mondo era pieno di omofobi. Sapete che questo evento è promosso da Casa UCI e dal Centro dei Disturbi dell'Adolescenza, noi non riusciamo a farlo perché siamo tutti qua. Chi lo va a dire a Casa UCI a quei genitori che hanno figli? No, anche voi, anche tutti
anche tutti voi lo andate a dire a loro, anche tutti voi lo andate a dire. Franco e Gianni, che noi tutti abbiamo conosciuto, abbiamo apprezzato, hanno fatto una lotta impressionante, più di 52 anni di vita insieme. Io però, Franco e Gianni non li conosci? Franco e Gianni sono state la prima coppia che si è sposata a Torino. E io so molto bene, perché ho vissuto con loro l'ultima parte della loro vita, insieme a Stefano. So bene che cosa significa lottare, però bisogna lottare nei modi giusti. E adesso una cosa che vi chiedo, una cosa che vi chiedo però, è quella che tutti insieme parliamo di un problema molto importante che è la depressione, per favore. La cosa che vi chiedo è, a questo punto, visto che c'è io vi chiedo che sei un interlocutore delle istituzioni, dialoga con le istituzioni, coordinatore del Torino Pride, dialoga, sei dalla parte di chi impedisce il libero pensiero, sei dalla parte di chi zittisce, però lo vai tu a dire a Cataluggi, lo vai tu a dire, vero? Hai una responsabilità, non sei un privato cittadino, vieni, sei un ex assessore, vieni vicino a me. Comunque, per motivi di democrazia.